Siamo sempre con Giorgio Vitali e Silvano Borruso, due titani della cultura, Buona! oggi allo stesso tavolo. Assieme anche al cane Non che un del cane Vitali. disturbante, e solitamente quando c'è troppa cultura c'è sempre E c'è sempre il cane che qualcuno che abbaia. disturba. Il cane che abbaia, i telefoni che suonano. Pronto? Sto facendo una video intervista, chiamami fra un'ora. Ma chi è Robaldo? Chi è? No, era quel giovane, quel valido giovine. Allora, Chi è Orazio? no, un valido Vabbè, non mi giovine interessa, vai. chiamato Maurizio il Cattolico, Ah, perfetto. il quale ha scritto un libro e ne manderà quattro copie per gli amici. E su alcune Quindi una per me. considerazioni, Quindi sì. una per me. Ok. Allora, veniamo a un altro fatto che è veramente molto importante, che va visto in un'ottica, come dire, inglobante. Cioè, qualsiasi analisi della situazione intesa in senso sociale o sociologico è valida in se stessa, ma non è valida se non tiene conto di altri fattori evolutivi che si presentano. Che qui c'è un caso che riporta appunto Prezzolini in questo suo libro, che è stato pubblicato nel 74, 800 intitolata Italia fragile, 900 800 1974, Giuseppe Prezzolini. E questo è molto bello e deve far riflettere. Intitolato Nubifragio universale. Quello che accadde ad una società di topi. Attenzione, che è veramente molto interessante. Una notizia di biologia sociologica fu comunicata dal dottor John B. Colun, direttore di un laboratorio di psicologia di Poolesville, nel Maryland, Stati Uniti, ai giornali e merita commento. Quel professore si propose un'esperienza curiosa. Che cosa accadrebbe ad una colonia di animali ai quali venissero offerti tutti i mezzi di vivere e di prolificare senza dover mai andare alla ricerca né ricorrere alle lotte necessarie per conquistarli contro altri animali? Ora, interessante che questa richiesta, questa domanda assillante, veniva posta negli anni 70 dagli Stati Uniti, i quali si chiedevano appunto, a fronte della società affluente, quali sarebbero stati i risultati di detta società. Ed è interessantissimo proprio perché è predittivo, è assolutamente predittivo. Il dottor Cullen fece l'esperimento sui topi. Pare che questi animali abbiano nella loro costituzione fisica e nelle loro abitudini sociali parecchie somiglianze con noi. La risposta del senso comune sarebbe quella che la società dei topi o di altri animali prospererebbe ingrassando per il paradiso terrestre procurato da un invisibile benefattore. La risposta dell'esperienza è un'altra. Sentiamo. L'esperimento incominciò nel giugno del 1968. Attenzione anche alle date, perché questi qui avrebbero poi dato vita a tutta una serie di movimenti di La carattere teoria, sociale che noi conosciamo molto bene, ma dietro c'era anche da parte di loro signori un'attenzione particolare a quello che sarebbe successo. Ecco perché è incominciata la ricerca nel 1968. Noi dobbiamo stare molto attenti a queste coincidenze temporali, perché sono importantissime. Quando quattro maschi e quattro femmine vennero posti in un universo topesco ideale. Erano in uno spazio di circa 3 metri quadrati che conteneva cibarie e locali per fare i nidi, come sarebbe stato uno dei moderni nostri alveari delle grandi città. Chiamiamolo anche cenotafi, chiamiamolo come si chiamava quelli, non erano i cenotafi, erano quelli di quel noto socialista, pre-socialista francese, no, 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 era un altro che aveva Saint-Simon? previsto una specie appunto di alveari. Saint-Simon. Ho l'impressione che fosse proprio Saint-Simon. Era come si chiamavano quelli? Non era il nome Cenotafio, Sì, era, no, era, Ah, gli no, Ales, tu dici? no, 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 c'era un nome.
Non erano gli Alles, no? No, le Alles no. Aspetta. Buona! Le Alles sono di cent'anni dopo. Sì. Da cui Alles Int. Sì. Oh, benissimo! Falansteri. Falansteri. Ma lo vedi che poi arriva, l'età c'è, ma la cultura si sente. Allora, buona! Le quattro coppie iniziali prosperarono, diventarono famiglie e poi una colonia di topi privi di malattie, felici nel loro modo di esistere. Crescendo la popolazione, cominciarono a formarsi dei gruppi di circa 12 topi ciascuno. Ogni gruppo si stabilì in un territorio proprio dominato da un maschio. Domanda: le nazioni? Punto interrogativo. Queste sono le domande di Giuseppe Prezzolini. Ma quando la popolazione raggiunse il numero di un centinaio, tutto lo spazio disponibile fu occupato ed anche tutti i posti di comando furono presi. Questo fu il principio della fine, dice il rapporto del dottor Calhoun. Non morivano topi, se non per vecchiare, e topolini in gran numero cercavano un posto nella società, ma lo trovavano già occupato da un anziano. Punto interrogativo, la disoccupazione? Le madri incominciarono a cacciare dai nidi i topolini prima che potessero sapere che cos'è l'amore materno. I maschi si stancarono di dover difendere il loro territorio. Questo è un esperimento reale? Sì. E cedettero il posto alle femmine che diventarono aggressive. Femminismo, non c'è punto, certo, punto interrogativo. Interrogativo, femminismo. I giovani si rifugiarono nella strada, ossia al piano più basso del loro mondo topesco. Quindi, femminismo. Si videro gruppi di maschi. Ma poi il gruppo vandalismo. No, aspetta, c'è tutto. È spettacolare. È tutto naturale. È per quello che volevo leggere. Si videro gruppi di maschi che non frequentavano le femmine e gruppi di femmine che si isolavano dai maschi. Omosessualità. Punto interrogativo? No, ma è confermato dalla sociologia umana. Siamo a questo livello. Il rilancio dell'omosessualità, eccola qui. La presunzione dell'omosessualità di avere in mano la situazione per intero o di essere una guida della società. Non... Invece a monte c'è una degenerazione della... Appunto, ma siamo solo all'inizio. I maschi respinti socialmente erano quelli che il dottor Calhoun chiama i belli, perché non avevano nessuna voglia di competere con gli altri, quello che c'è uscito di recente un libro intitolato Gli sdraiati sui giovani italiani, eppure fisicamente apparivano in migliori condizioni, nonostante la loro apparenza non mostravano più voglia di corteggiare le femmine e di accoppiarsi. Punto interrogativo, la borghesia. Dopo 2 anni e mezzo la popolazione aveva raggiunto la cifra di circa 2200 topi, ma la decadenza di quella società era visibile, la catastrofe inevitabile. Nel gennaio l'ultimo maschio moriva, 5 anni dopo l'inizio dell'esperimento. Quindi nel gennaio, 5 anni dopo, moriva l'ultimo maschio. Questo tutto in regime di benessere. Tutto in regime di benessere. Questo è il punto essenziale. Ecco perché ci vogliono tenere in regime di non benessere. Esattamente. Ah, ecco, capito. Il suicidio per causa di prosperità, si chiede Prezzolini. Immagino che l'immaginazione di qualcuno, almeno dei miei lettori, sarà stata sollecitata dalle evidenti somiglianze che esistono tra la storia dei topi e la storia della umana civiltà. Siamo nel 78, se non vado errato, sì, nel 74. Grazie alle sulfe, agli antibiotici, all'igiene diffusa, la popolazione del mondo è andata crescendo in un modo che gli statistici riconoscono pericoloso. Mancheranno i mezzi di alimentazione e in ogni modo mancherà il posto dove vivere. Ma c'è in questa favola dei topi qualche cosa che supera le profezie fatte nel 1798 dal dottor Malthus. Questo economista inglese rese cosciente quella parte dell'umanità che poteva capirlo della dura necessità di limitare le nascite se l'umanità non voleva perire o vivere ammazzandosi per la conquista del necessario a vivere, e non dirò del necessario per divertirsi, che spesse volte importa agli uomini più del sopravvivere, e siamo in questa situazione. Il rapporto del dottor Calhoun mi pare nuovo per un'osservazione. La natura provvede con l'impotenza dei maschi
e con la separazione dei sessi alla troppa abbondanza e all'assenza di lotta. Questo è il punto. Quindi nel DNA c'è una... fisicamente. Ci sono già nel nostro tempo dei sinistri avvertimenti simili alla decadenza della società dei topi del dottor Calhoun. C'è nel rapporto del dottor Calhoun una lezione per coloro che si aspettano dalla beneficenza pubblica un sollievo alla miseria della società moderna. Biologicamente parlando, gli aiuti che non servono a far recuperare la capacità di lavoro e di lotta dell'individuo sono negativi. Ed è quello che loro fanno adesso. Ti danno l'elemosina. Ti danno l'elemosina, è questo quello che loro vogliono. Renditi inattivo, inabile, idiota e mendicante. C'è scritto tutto qui. Incoraggiano la prolificazione e non la produzione. E la prolificazione senza la produzione vuol dire la fame. Il nostro tempo vanta la diminuzione delle ore di lavoro e mostra un'incredibile, sebbene antica, smania per il divertimento. E questo è lampante. Evidente. Tu basta che dai la notizia in giro che in uno stadio c'è uno di questi test di cazzo che cantano, immediatamente lo stadio si riempie, 100.000 persone, no? 100.000, 150.000, lo stadio, Piazza San Pietro è la stessa cosa. E dai, è sempre la botta anticlericale. La forse la storia del dottor Calhoun sarà un giorno troppo tardi riconosciuto come un avvertimento. Il sudore al quale Dio condannò Adamo per il guadagno del suo pane, Genesi 3, è ritenuto da molti una favola, ma potrebbe essere per i non credenti simbolo di una verità biologica e sociale. Mi sembra di aver letto una cosa importante. No, invece ha letto una cosa che si lega molto a quello che stavamo dicendo in macchina, perché qua Silvano, mentre venivamo qua, ci siamo fatti una chiacchierata sul reddito di cittadinanza. E io dicevo, secondo me la popolazione non sarà mai pronta né per la democrazia né per la reddito di cittadinanza. Perché dico questo? Perché anche da quello che hai letto tu, il ricco, mediamente il ricco, il ragazzo ricco, si annoia, non sa che cosa fare coi soldi, va in depressione, si droga, certe volte si suicida. Certo. Il povero c'ha 2000 idee, vuole fare tutto, è immotivato, e vuole spaccare il mondo. Perché allora tu pensi che se diamo un reddito di cittadinanza si possa generare questa depressione, questa... Sì, 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 senza... cioè non motivi più la gente a lavorare? Non motivi più la gente a lavorare. Se la gente non lavora si desumanizza, non è più umana. L'uomo è fatto per lavorare. Certamente, sono convintissimo anch'io. Creare ricchezza, e ricchezza vuol dire, come disse Frédéric Bastiat 150 anni fa, servizi. O servizi prodotti direttamente da persona a persona, come l'insegnamento, come la medicina, o servizi incorporati in oggetti che poi tu chiami beni. Un bene è qualcosa, è un bene, è un aggeggio che ti produce un servizio. Il momento che smetti di produrre servizio diventa un rottame, non è più un bene. Per questo serve l'uomo, e per inorgoglirsi di quello che produce. Quindi, ecco perché... quindi tu dici che è meglio dare il lavoro o la possibilità di comunque di fare qualcosa, che già il lavoro presuppone un datore di lavoro, presuppone una gerarchia. Non presuppone un datore di lavoro, presuppone l'abilità di lavorare e di percepire i frutti del proprio lavoro. L'artigiano è stato distrutto deliberatamente, l'apprendistato è stato distrutto deliberatamente. Quando io vedi questo succedere con le mie zie negli anni 40, perché io avevo un paio di zie che erano dattilografe, prima della guerra avevano 8 macchine da scrivere con 8 apprendiste, tutte ragazze, e queste facevano il solito corso all'apprendista, imparavano, poi venivano pagate, certo, e poi si sposavano, andavano via e venivano nuove. Dopo la guerra non può essere più, le leggi cambiarono in maniera tale da impedire... Il 46... E beh, dal 46 in poi, io ricordo... Vabbè, quando furono cancellate tutte le leggi sociali della Repubblica Sociale. Nemmeno cancellate. E allora non potevano... Rese inattive. Non potevano più permettersi di impiegare nessuno. E per tutti gli altri anni loro furono in questa copisteria dal 1927 al 1970, quando erano troppo vecchie poi per gestirla. Ma questo sparì. Poi, quando io arrivai in Kenya nel 60, nel 60, e dopo 3 anni ci fu l'indipendenza, la prima cosa che fece il ministro dell'educazione distrusse l'apprendistato.
Ora, allora io non lo capì perché non mi interessava queste cose, ma mi sembra una cosa strana, che la stessa cosa deve succedere in Africa, era successa in Italia 20 anni prima. Certo. Dico perché? Ora capisco perché. Lo Stato non vuole uomini liberi, è l'apprendista che certamente diventa, che diventa certo, impiegato di se stesso e che ha la, il piccolo bugigattolo, certo, è libero. È certamente libero. Lo Stato non vuole gente così, vuole schiavi e quindi vuole educare tutti, one size fits all. Esattamente. In inglese, esattamente. Oh, proprio in questo, su questo argomento mi riferisco ad una cosa che mi ha citato mia moglie oggi all'ora di pranzo. Stamattina in un programma... Tu prendi una citazione di tua moglie? Ogni tanto. No, un po' mi piove. Ha riferito, mi ha riferito. Ah, ti ha riferito. Ah, ecco. Alla televisione hanno fatto vedere con la presentazione di una nota sarda che si chiama Geppi di nome. Ah sì, Cucciaro credo. Esatto, che adesso fa la presentatrice delle, delle professioni tradizionali sarde e ha fatto vedere un qualcosa, mi diceva mia moglie, è rimasta assolutamente stupita di come vengono fatti i batocchi delle pecore, per le pecore delle greggi. E ogni batocco ha un suo suono particolare che deve rappresentare quello specifico gregge o rappresentare lo specifico capo gregge. A parte il fatto che appunto si potrebbe dire quale batocco hanno messo al collo di Matteo Renzi, ma non è questo il caso, perché tecnologicamente si tratta di un'arte sopraffina tramandata per generazioni e generazioni, e questi che ne raccontano sono molto fieri della loro professionalità e della loro grande arte, perché si tratta di batocchi che sono fatti su base ferro con la copertura di bronzo o quant'altro. Quindi è un lavoro veramente sopraffino che ha a che fare anche con la preparazione dei metalli, insomma è un che di alchemico tradizionale, capito? E come dicevo, è l'esempio tipico, classico, di una attività lavorativa che è creativa nel momento in cui la fai. È utile alla società perché dice che vengono da tutte le parti del mondo a comprare sti batocchi. E la persona realizza se stessa nel fare un qualcosa che corrisponde alla sua idea di quell'oggetto, e quindi abbiamo il massimo dell'attività umana in questa, che quello che resta di quella grandissima tradizione culturale che è stato l'artigianato delle antiche civiltà. Lo sai che in Italia c'è la fabbrica di campana più vecchia del mondo? È l'immagino. In Puglia. A Milano? No, in Puglia. Ah, in Puglia. È da mille anni. È da mille Penso anni un po'. Che quella mestiere si... si perpetua e si tramanda di padre in figlio. Penso un po' che roba. Ma proprio in Puglia. In Puglia, sì. Non so, non mi ricordo dove, ma cose veramente interessanti. Dovrebbero essere recuperate e sistematicamente valorizzate. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, va detto a mio avviso una cosa importante. Il reddito di cittadinanza non deve essere una carità. Esatto. Punto primo. Secondo, il reddito di cittadinanza ha un senso se è una ripartizione conosciuta come tale da chi ne ha i vantaggi, in quanto si tratta di un reddito dovuto al guadagno intrinseco legato alla nazionalizzazione della produzione monetaria. È evidente. Sottratta alle banche, allora c'è un reddito, se no è una miseria. Allora la persona deve concepire, deve percepire che quello che gli arriva è in quanto fa parte, appartiene a una società la quale si è affrancata.